Siamo nella sede dell'associazione Strisce Blu. Il comitato Strisce Blu segnala una curiosità. Nel 2010 è apparso questo comunicato stampa in cui si affermava che il capannone, l'ex capannone in cui si effettuava lo sport ad Aversa, il volley, è di proprietà comunale e esiste un finanziamento di 600.000 euro per riadattarlo alle esigenze attuali. Bene, secondo il presidente del comitato, il capannone sarebbe di proprietà della regione, non del comune. Sì, perché? In effetti qualche cittadino ci ha sollecitato a prendere informazioni, perché hanno letto questi comunicati, ma il dubbio veniva. Visto che allo stato attuale il capannone viene utilizzato come a mo' di grosso manifesto pubblicitario da parte di una ditta privata che vende igienico-sanitaria ad Aversa, il dubbio è venuto che probabilmente il capannone fosse ancora della regione o probabilmente fosse stato acquistato da questa azienda. Abbiamo acquisito informazioni e, come si può vedere, le parti in giallo sono quelle là che sono riguardanti il capannone sia come transito che come area, tutto il resto sono di proprietà dell'azienda privata che vende igienico-sanitari, ma dalla visura della particella catastale risulta che quest'area sub 19 foglio 4 appartiene alla regione Campania. Quindi vorremmo capire, l'amministrazione ci dovrebbe dare delle risposte per capire come mai un bene che è della regione, il comune riceve un finanziamento per fare una ristrutturazione che allo stato attuale non si sa cosa dovrebbe comprendere questa ristrutturazione, visto che il bene, a quanto dice il documento, non è del comune. Quindi in pratica lei dice, documenti alla mano, che questo comunicato stampa che diceva che il capannone di proprietà comunale doveva essere ristrutturato con un importo di 600.000 euro è invece ancora della regione. È ancora della regione, l'annuncio sa tanto di quelle classiche politiche per prendere voti o comunque rimanere, farsi pubblicità per così dire, perché allo stato attuale il capannone non è del comune a quanto dice un documento, è usato come cartellone pubblicitario da una nota ditta, è impedito l'accesso al pubblico, ma ancora più anomalo è capire quando si faranno questi errori, se è veramente del comune questo capannone e cosa ne devono fare, visto che non si possono fare attività sportive aperte al pubblico, perché non si possono fare quattro uscite di sicurezza e quindi il CONI impedisce anche un semplice torneo di ping pong con pubblico, non si può fare perché non è possibile adeguare la struttura con le quattro uscite di sicurezza, ma se ne possono fare solamente due. Quindi se venisse veramente utilizzato per lo sport sarebbe comunque uno spreco, perché non mi sembra, era meglio farlo da un'altra parte probabilmente questa cosa. Quindi a questo punto aspettiamo risposte da qualcuno dell'amministrazione comunale.